E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E siamo arrivati alla quinta puntata di Pro Cycling Manager con il mio personaggio, perché stiamo facendo la carriera giocatore. Se non avete visto le puntate precedenti, vi consiglio di andare a darci un'occhiata. E iniziamo la settimana ciclistica internazionale, primo obiettivo anche di stagione. Ora vediamo un attimo velocemente le abilità, che non ricordo se nella scorsa puntata le ho alzate tutte, e invece sì. Volevo dare giusto un'occhiata veloce al calendario. Capiamo anche. Ok, mettiamo un picco di forma alla fine. Facciamo sempre tempo a cambiare. Le gare in realtà le abbiamo già, guardate, vediamo. Ok, ci possiamo pensare in realtà ancora se andare a fare il Gran Premio Liberazione Parigi Roubaix Under. Ok, vabbè, ci penseremo più avanti. Andiamo a correre la settimana ciclistica internazionale. Come vi accennavo nella scorsa puntata, abbiamo la possibilità di usare la forza di volontà e aumentare la forma giornaliera. Però mi sa che non vale la pena. La teniamo per un'altra gara a questo punto. Vai, andiamo a fare velocemente in realtà la prima tappa, perché è una tappa piatta, quindi a noi non interessa. La seconda tappa poi inizia ad esserci una cronometro, quindi inizia a farsi interessante per la classifica generale. E speriamo di far bene. Queste sono le squadre partecipanti, tutte le Continental Pro italiane. Qualche development, come quella della Lotto Destiny, la Alpecin, c'è tra i partenti David Van Der Poel, c'è tra i partenti anche Vergallito, la Corrate, Bardiani, Aero, tutti gli italiani sono presenti, il Team Tudor come squadra importante anche, altre squadre Continental Pro di altri paesi, la Bingle, la Top Sport Vlaanderen, la Ex-Androni, che ha un nome un po' strano. Inizia a diventare interessante. Primo obiettivo di stagione, come vi avevo accennato prima, speriamo di fare almeno una top 5, anche se la vedo molto dura, ma può capitare. Ok, siamo i capitani di giornata, quindi mettiamolo davanti. Prendiamo uno a caso, tipo Bulleri, che mi protegge. Lo mandiamo a proteggermi e andiamo avanti la gara. Questa gara è anche corta, sono solo 90 km. L'importante è non perdere posizioni, cerchiamo di star davanti, non cadere e far meno fatica al nostro corridore, perché essendo una gara a tappe deve comunque mantenersi come dal vivo. Poi non so se nel gioco cambia così tanto, ma dal vivo questa è la base. Non ricordo cosa vi accennavo nella puntata scorsa, vi avevo accennato sicuramente di Red Bull. E nel mentre ho letto di sfuggita, in realtà, una notizia che con l'arrivo di Red Bull nel ciclismo in una squadra potrebbe anche essere che Van Aert, che era fino a poco fa l'unico corridore su strada sponsorizzato da Red Bull, e Palter, anche se non ricordo male, della Bora. Potrebbe anche essere che prossimamente lo vedremo con il team Bora. E quindi mi viene anche da pensare, intanto guardiamo, Ceccarelli stanno a prendere le borracce, giustamente, non c'è più nessuno in fuga. Mi viene da pensare che anche Pidcock potrebbe approdare alla squadra con Red Bull, visto che corre in mountain bike con Red Bull, in ciclocross con il caschetto Red Bull. Ma sono
sono solo idee che mi frullano in testa, non c'è niente di ufficiale, neanche quella di Van Aert non è una cosa ufficiale, però di sicuro l'arrivo di Red Bull nel ciclismo che conta. Allora, facciamo così intanto, prima di tutto poi parliamo di Red Bull, facciamo tirare qualcuno tipo Bulleri, lo facciamo menare in testa al gruppo, io mi metto a ruota che magari rompiamo un po' le palle. Ci proviamo? Vai. Vediamo se allunghiamo il gruppo. Bravo Ceccarelli. Ceccarelli in realtà stava prendendo le borracce, poverino. Bella, il gruppo si sta rompendo. Bellissimo. Bene, bene, il gruppo si sta rompendo. Top. Allora, adesso possiamo addirittura fare così. Bulleri, vai a tutta. Potrebbe essere un problema perché si sprecano energie. Siamo rimasti in 8 in testa del gruppo. Il buon Bulleri ha fatto l'azione e tutti uomini Leopard. Tutti Leopard. Quindi sicuramente vorranno mantenere questa cosa, si spera, si spera. Vabbè, allora il mio personaggio deve star là, Ceccarelli deve tirare. Ah, ok, no, niente, come non detto, il gruppo è rientrato, l'azione è stata bella, ma ne vedrete più avanti anche di altre sicuramente, perché cercherò di farvi vedere più o meno il mio stile di corsa. Io non corro, ho corso durante la mia vita, quello sì, e più o meno il mio stile di corsa era questo. Ok, c'è un traguardo volante, lasciamo andare avanti, mancano ancora 10 km all'arrivo, non ha senso finirsi per questo, però stiamo in testa al gruppo. Stiamo in testa al gruppo, siamo tranquilli, non dovrebbe succedere niente. Vediamo, c'è qualcuno che prova però, c'è qualcuno che ci prova. Noi stiamo qua in testa al gruppo, tra le prime posizioni. Mancano 5 km all'arrivo, il gruppo è ben allungato, quindi se fanno anche queste curve molto veloci ci potrebbe essere il rischio che il gruppo si rompa. Mettiamoci a ruota di qualcuno di veloce come Matteo Malucelli, giusto per non perdere posizioni importanti in volata, anche se la volata non la facciamo. Diamogli il gellino, anzi facciamo giusto gli 800 metri, 80 metri, giusto per vedere come si comporta. Vittoria di Selig davanti a Tegliani e ad Occhi. Sponsor principale di Occhi è Occhi. Un po' bruttino. Arrivate all'arrivo, una buonissima 20ª posizione, dai. Seppure non era la nostra gara, non è male, non è andata malissimo. Adesso vediamo cosa riesce a fare un cronometro. Tanto ho notato il dettaglio bellissimo nel replay, che si vedono anche la marca di copertoni, bellissimo, si vedeva che il corridore della Corratec aveva le ruote DT Swiss, vabbè quelle si riescono a vedere, ma i copertoni erano dei Michelin, bellissimo. Vediamo, tappa numero 2, cronometro, non sono ancora fortissimo cronometro, ma ci proviamo, e essendo un corridore di corsa tappe non dovrebbe far poi così schifo, se non ricordo male dovrebbe avere 69 o 70. Intanto non so quando uscirà questo video, come tutti quelli che faccio di Pro Cycling Manager cerco di farlo uscire almeno una settimana, la mia idea è di farlo uscire almeno due, ma mi tengo un attimo corto dicendo che ne esce uno, così almeno quello dovrei riuscire a rispettarlo. Dovrebbe essere già iniziato il Tour Down Under,
che purtroppo avendo registrato un bel po' di tempo prima il video, non so cosa sia successo. E manca poco e parte la cronometro. Allora, concentrati, facciamo tirare più o meno verso 9.40, no? Ad 80 circa. Facciamo un 80... Proviamo ad 85. Anzi, azzarderei un 80... 88. Forse un filo troppo, 86. 86, beh, dovrebbe essere giusto. Il problema è che scende questa lineetta rossa. Se scende quella lineetta rossa, poi lui non ha più energie. Proviamo ad 85 a vedere. Magari scende un po' di meno. E ce lo teniamo per gli ultimi chilometri. Rimettiamolo ad 86. Vediamo quanto siamo al primo intermedio, 26 secondi. Non benissimo. Non benissimo. Aumentiamo un po'. Tanto mancano 4 km all'arrivo. La velocità è abbastanza alta, però sta tenendo i 50 km orari. Ho paura che... Rallentiamo un po'. Rallentiamo un po'. 85. Stiamo tanto andando a riprendere il norvegese. No, scusate, il danese davanti a lui. Chilometro 80. E acceleriamo verso la fine. Aceleriamo adesso piuttosto, che arriva perfetto verso l'arrivo, tira un po' in giù ed eccoci. Allora, 14esima posizione, l'obiettivo era arrivare nei 15, aspettiamo un attimo, siamo già 15esimi, 47 secondi, 16esimi, ok, siamo già fuori dall'obiettivo. Speriamo che le prossime tappe vadano meglio. Comunque non è andata malissimo per essere la prima cronometro ed aver solo come punteggio 69. 18esimo, dai, non è andata malissimo, non è andata malissimo. Joe Roscoff ha vinto davanti a Tom Boli e Antonio Puppio. Andiamo avanti perché c'è la prossima gara. Bisogna recuperare. Non sono contentissimi, ma di meglio non potevamo fare. Andiamo a fare la terza tappa, che inizia già a essere dura, e vediamo come si evolverà, come andrà il personaggio. Poi nella prossima puntata andiamo a vedere le tappe, quelle ancora più interessanti. Oggi abbiamo un arrivo in salita e vediamo cosa riesce a combinare. Tanto abbiamo 40 secondi da guadagnare in queste tappe per lottare per la classifica, anche se la vedo un po' dura. Tanto il favorito di giornata è Brambilla della Q36.5. Io dovrei essere il capitano della gara, della mia squadra. Ah, stavo notando, per la prima tappa era terzo un giapponese, difatti c'è un team giapponese che corre addirittura, il team Occhio. E parte questa bellissima tappa sotto la pioggia, 153 km, vallonati con l'arrivo in salita. E vediamo che combinerà il mio personaggio. Intanto parte male perché è meno uno. Quindi dobbiamo difenderci oggi. Non abbiamo alternative, ma prendiamo qualcuno già che ci protegge. Dobbiamo difenderci purtroppo. Anche se la tappa è buona, bisogna difendersi. Facciamo stare a ruota che non si brucia già da subito. Speriamo bene. Sarà dura, ma noi ce la faremo. Ovviamente, come tutte le tappe, simuliamo questa parte che non ci interessa. Giusto per intenderci, questo è il gruppo, stanno andando comunque abbastanza forte. A vedere i battiti dei corridori della mia squadra, sono tutti abbastanza alti, quindi sono tutti un po' al gancio. È tutto un vallonato, anche adesso è vallonato, c'è un po' di vento, oltre alla pioggia c'è anche il vento. E vediamo come si evolverà poi la tappa. Tanto si sta provando ad andare in fuga. Sono in 9 davanti.
e non sembra che il gruppo li voglia far andare. A tirare c'è la Dingle e la Corratec. Vorrei provare ad inventarmi una strategia per vincere questa gara, ma ho solo un problema: quel personaggio che non è fortissimo non è neanche in condizione, quindi rischierei di farle male a lui. Rischierei di farlo staccare, cioè sì, si stacca di ruota poi. Possiamo mettere un qualcuno tipo D'Ameto a tirare in testa il gruppo? Sì, dai, lo possiamo mettere in testa il gruppo. Galimberti sembra che vada forte. Bulleri anche, per l'altro giorno ha fatto una bella menata. In realtà volevo farli tirare, però la Bingle si è rimessa in testa al gruppo. E quindi lasciamo andare. Se vogliono tirare gli altri li facciamo tirare. E invece no. Ok, perfetto. Cerchiamo di mantenere il ritmo bello alto in questa gara. Poi magari c'è un qualcuno che è davanti a me in classifica che soffre, e se lo mettiamo in difficoltà già da adesso riusciamo a prendere un bel po' di posizioni. Facciamo tirare anche qualcun altro, tipo Feldegar. Gelimberti non benissimo, lo mettiamo, anche lui mi protegge, così almeno stanno davanti con me e sono anche più tranquillo. Tra un po' GPM di prima categoria, sembra una salita di 2-3 km bella dura. Vediamo se riusciamo a rompere il gruppo già a 100 km dall'arrivo. Magari riusciamo a migliorare anche la posizione in classifica senza sforzare più di tanto. Intanto questo è il gruppo. Siamo ad un 13%. Mi ricorda molto il muro di Cadel Poggio. Vediamo, Feldegar sta morendo per salire, 190 battiti. Bulleri sta facendo fatica, comunque maglia pua. Tirando l'altro giorno ha guadagnato la maglia pua. Tanto facciamo menare D'Ameto in discesa, che magari facciamo cadere qualcuno approfittando di questo brutto tempo. Allora, la gara poi si rincendierà su il passaggio della salita. Dovrebbe essere la salita dell'arrivo che si fa per addirittura 5 volte. Quindi mi immagino sarà dura tenere la ruota del gruppo. Sarà dura tenere la ruota del gruppo, ma qualcosa ci dobbiamo inventare. Io mi sono preso addirittura la... la responsabilità di andare a chiudere sulla fuga, anche se è un personaggio un po' scarsino ancora, ma non importa. Tanto sfruttiamo Bulleri per andare a prendere le borracce, forse nel momento peggiore perché sta iniziando la salita, però non stiamo andando forte, quindi dai, dovrebbe farcela. Tanto team BS Arvedi, stile team Jumbo, tutti davanti a menare in testa il gruppo per il capitano, che sono io. Tanto mancano 81 km e siamo in 16 in testa. Attenzione, siamo in 16 davanti, quindi io direi che Bulleri mena a manetta, anche Galimberti mena a manetta. Questo è quello che vi dicevo, può capitare una situazione di questo genere. No, ma il gruppo chiude subito, è giusto questo il gap. Difatti hanno già chiuso, però per il prossimo giro più o meno nella discesa potrebbe capitare qualcosa, quindi teniamoci pronti, perché il trucco non è la salita ma attaccare in discesa, attaccare con la squadra
e arrivare poi il più possibile sotto la discesa per far sì che le altre squadre lavorino. Tanto che il mio personaggio sembra essere tranquillo, non sembra far troppa fatica. Allora, mancano troppi giri. Ancora da fare tre volte quella salita. Direi che il prossimo giro si può provare, perché l'ultimo giro si arriva direttamente alla salita, quindi è un po' più tosta, non è poi così scontato. Provare da soli è un po' troppo complicato, quindi sfruttiamo il più possibile la squadra. Eccoci arrivati in cima, proviamo a fare un attacco di squadra. Tanto mettiamo così. Ok, proviamoci. L'unico che non tira è Ceccarelli, perché mi deve comunque proteggere. Feldegar a tutta, anche fratello. Damito hai lavorato, quindi va bene così. Aumentiamo un po' la velocità. Vediamo cosa sta succedendo anche direttamente dalla ripresa dell'elicottero. È discesa e già qua inizia ad esserci un buchetto. Il gruppo allungato. Siamo quasi a fine discesa, vediamo che succede. Ecco, questo è il momento perfetto per il gruppo si rompe. Vediamo se l'abbiamo indovinata. Stanno tutti più attenti questo giro. Forse qua si sta rompendo il gruppo. Forse, ma sono ancora troppi, quindi ci abbiamo provato inutilmente. Manteniamo tutti davanti a tirare, però si aspetterà l'ultimo giro e si cercherà di prendere meno distacco possibile, perché qualcuno di più forte c'è sicuro. Oggi purtroppo non riusciamo a lottare per la vittoria. Ecco, già con questa andatura sta facendo fatica, quindi mi sa che nel momento dell'arrivo non la vedo bene. Tanto ultima discesa, potrei sfruttare Ceccarelli che fa una bella menata per allungare il gruppo. Vediamo. Dai fratello Ceccarelli, però non puoi far così. Io ti dico di andare davanti a tutta, devi andare davanti a tutta. Senza trucco, senza inganno. Speriamo che si allunga un po' il gruppo, se qualcuno è dietro poi fa anche più fatica a rientrare. E noi essendo davanti dovremmo essere tranquilli, poi non è detta l'ultima parola. Ok, mi sa che l'idea c'era, ma non è andata benissimo. Vediamo, David Van Der Poel, attenzione. Attenzione, please. Bene, Ceccarelli può non tirare e prova a proteggermi. Intanto l'unica cosa che possiamo provare a fare è quella di cercare di stare più davanti possibili. Cercare di trovare la ruota giusta per giocarci almeno un piazzamento. Andiamo a 99. Tanto non so cosa ci faccia Jacopo Guarnieri, ma questa è un'altra storia. Allora, vedo 3 dingle, proviamo a posizionarci qua. Ultimi 3 chilometri. Ultimi 3 km non siamo neanche messi male, eh. Potremmo provarci, ma un 10% la vedo dura. Un 10% la vedo molto dura.
anche la 1.8. Attenzione, proviamo a metterci dietro, proviamo a metterci qua. No, no, non la vedo bene, non la vedo bene, c'è un gruppo che si è staccato davanti a tutta il mio personaggio. Mettiti a ruota di Martinelli, 500 metri, e niente, abbiamo perso per poco il gruppetto dei primi, ma proprio di pochissimo. E almeno dai, una top 10, decima posizione, che promette bene in realtà per le prossime tappe, che saranno più dure, e si spera di avere anche una condizione migliore. Vediamo che salto siamo riusciti a fare in classifica, perché secondo me qualche cronome ce lo dovremmo essere tolti dalle palle. Vediamo qua intanto dall'arrivo che succede. C'è ancora qualcuno che deve finire la gara addirittura. Ok, intanto vediamo il podio con Klukers in testa. Vediamo adesso i risultati, speriamo di aver guadagnato qualche posizione nella classifica globale. 3 posizioni, siamo passati alla 14ª posizione e abbiamo molto vicini, in realtà potremo lottare senza problemi per una top 10. Tanto il danese qua, 25 anni. Yes, Askov ha guadagnato 16 posizioni. Ce la possiamo fare, dai. Nelle prossime tappe, in realtà, nella prossima puntata. Tanto qua non sono contenti, andiamo a fare le tappe quelle più dure e vediamo come poi si va a decidere questa settimana ciclistica internazionale. Prima di chiudere però un assaggio delle prossime tappe, perché dovrebbe esserci sicuro un arrivo in salita e un'ultima tappa molto vallonata. Questa sarà la prossima tappa, che sarà dura, quindi sicuramente ne vediamo delle belle. La San Marino poi ancora più dura, perché la vediamo è tutta rossa, molto pallonata in realtà, con una salita abbastanza lunga in mezzo, e per finire la Forlì, questa anche molto tortuosa, ci sarà sicuro un gruppetto e sarà difficile anche poi rientrare. Ma detto questo, non mi dilungo, e il bello lo vedrete nella prossima puntata. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.